Buongiorno intanto, complimento con anch'io con Vittorio Agnoletto perché conosco l'impegno che ha messo per mettere in piedi questa iniziativa e non è stato certo facile coordinare e organizzare. Credo ci è stato richiesto di mantenere i tempi, quindi credo che si possa subito partire con le due relazioni che sono previste per questa sessione e invito il professor Franco Cavalli a ci presenterà delle diapositive e ci farà un intervento che da par suo è un oncologo, è stato prima dicevo Vittorio Agnoletto, ci sono delle persone di scienza che non accettano di subordinare la loro scelta di studio e di ricerca a quello che è il disegno del capitale finanziario, dell'iperliberismo, ma interpretano la scienza come qualcosa che dovrebbe essere al servizio dell'uomo. E Franco Cavalli è sicuramente una persona di questa impostazione e già l'aveva scoperto all'università quando era giovane a Bellinzona e aveva fatto delle scelte. Un medico più anziano dice: ma tu sei un po' orientato a... In realtà ha coniugato sia l'impegno scientifico che l'impegno medico che l'impegno politico, oltre che familiare, diciamo, a parte. Quindi veramente un personaggio importante, quello di cui prima ci parlava Vittorio, che dobbiamo ascoltare. Grazie.